Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube di Scatta col Trend, grazie per esservi iscritti, fatelo spuntando poi col flag per avere un'email ogni qualvolta sarà postato un video, andiamo veloci, oggi il grafico è sul titolo italiano Ricordati, candele giapponesi, time frame daily e il nostro solito MACD. Ho inserito anche una media mobile esponenziale 200 perché in questo periodo con uno storno leggero che c'è stato molti titoli sono non lontani dalla media 200, in questo caso ci può aiutare, la media 200 in questo caso ci dà conferma di quello che comunque si vede a occhio, cioè che siamo in un trend primario rialzista e vediamo come varie volte la media mobile, seppur con qualche leggera sbavatura, ma bene ha funzionato da supporto per i prezzi. Il ritraccio che è in atto in questo periodo era stato già preannunciato, possiamo dire, dal fatto che abbiamo dei massimi, abbiamo avuto dei massimi crescenti sul prezzo, mentre è stata ben chiara la divergenza ribassista sul MACD che preannunciava un possibile storno. Il livello attuale di area 36,45 potrebbe già darci un ipotetico livello rialzista proprio perché siamo in area della media a 200, ma abbiamo già visto prima come siano possibili sbavature, prendiamo quindi questo livello con un minimo di tolleranza. E se proprio vogliamo andare a cercare un punto d'ingresso, aiutiamoci con questo supporto statico che ci dice che poco sotto area 35, che è anche una cifra tonda, quindi area 35 già potrebbe essere con una candela rialzista su questo livello, potrebbe essere un livello già di possibile ingresso long. Il livello statico è stato una, due, tre, quattro volte già testato con successo, quindi attendiamo euro 35, essendo comunque in area della media mobile a 200 per ipotetici ingressi long. Perché dico euro 35 e non immediatamente proprio al test della media 200? Perché in questo caso andiamo a vedere il livello temporale, i cicli, il settimanale in parole povere, e cosa è che vediamo in primis? Che anche qui il MACD conferma una divergenza ribassista sui prezzi, ma anch'esso comunque è molto al di sopra della linea dello zero, ragion per cui ci dice semplicemente che siamo in un'ottica di ritraccio, ma il trend primario è intatto. Quello che è interessante vedere è che si è avuto una prima candela chiaramente ribassista, questa qui che ha creato poi un pattern engulfing bearish con quella precedente, stesso pattern poi avuto con queste due candele. La candela invece odierna che si sta formando, questa settimanale, è la classica candela di rifiuto del prezzo, ossia è andata con i suoi massimi a testare il livello di metà della candela Marubozu rossa negativa. Ed è abbastanza classico che una candela del genere venga retestata per la sua metà, tanto da avere poi conferma con questo livello che precedentemente era stato supporto, quindi in pratica supporto, rottura, retest, e solitamente in questo caso una candela del genere, una candela di rifiuto del prezzo, ossia sopra area 37,50 c'è un rifiuto del prezzo per questo periodo, quindi la candela viene riassorbita, lascia questa spike e da là apre una prosecuzione ribassista. Per questo io credo che seppur sul grafico daily la media mobile a 200 sia molto vicina, credo che si possa andare leggermente sotto, rimanere quindi comunque in quest'area dove la media mobile ci mette in allarme, ma senza anticipare nulla attendiamo quello che analisi tecnica ci dice sarà una probabile prosecuzione ribassista, e quindi appunto potremo poi andare in area di questo livello supportivo poco sotto i 35. Quindi diciamo che in area comunque 35, in presenza sul daily di una candela di inversione rialzista, sarà possibile valutare entrate long a favore del trend primario. Vi segnalo il meeting, ve lo ricordo, il 13 gennaio è un sabato a Roma dalle 10.30 alle 14.30 circa, nei pressi della stazione Termini. Tutte le info le potete chiedere a questa email oppure lasciando la vostra email sotto tra i commenti di questo video.
Sarà un meeting particolare, non sarò solo, e sicuramente saranno forniti strumenti molto molto pratici per la difesa del capital di trading e per tradare con la massima serenità. Ringrazio, buona serata a tutti.